un video outfit, vi faccio dell'outfit di oggi, che è un total outfit black, sembra tipo, non lo so, un outfit da un funerale, funeral party, un pochino versione, diciamo, XXX, vabbè. E vi faccio vedere l'outfit di oggi, volevo inaugurare questo bellissimo rossetto da Lancôme, che è veramente molto bello, però purtroppo non ha una resa incredibile indossato, cioè nel senso è confortevolissimo e ha un bellissimo profumo che ricorda tantissimo i profumi, quelli, i rossetti delle nonne, non so come farvi capire, cioè se voi lo mettete su sentite quel profumo che vi inonda di rossetto retro, che mi piace tantissimo, che tanti altri rossetti non hanno. Purtroppo rispetto a una tinta labbra non è no transfer, quindi praticamente se voi vi toccate o toccate qualcosa lascia il residuo e bisogna comunque tenerlo passato spesso e volentieri. Però come colore è bellissimo, mi piace tantissimo, mi piace il fatto che abbia questo sottotono blu. La Chiara che me l'ha regalato è stata molto attenta a prenderlo appunto con il sottoblu, che io non me ne intendo molto, fatto sta che comunque vedete che sbianca tantissimo i denti. Mi piace veramente tantissimo e per quella volta che uno ha voglia di mettersi una tinta labbra è perfetto, oltre ad avere un packaging fighissimo. E poi volevo far vedere perché ho usato l'eyeliner, cioè, allora, ho scoperto una cosa, non sono io che sono incapace, devo stare attenta a questa scollatura perché è molto generosa, non sono io che sono incapace ad utilizzare l'eyeliner, è l'eyeliner che è merdoso. No, sto scherzando, però devo dirvi che l'ho messo con la solita, col solito modo di fare mio e vi devo dire che ha un tratto veramente super preciso, non so se voi notate la differenza. Questo qua è l'eyeliner della Clinique che ho preso nel cofanetto regalo che mi ha fatto la Rihanna per quella presentazione che regalava appunto a tutti i partecipanti, quindi anche voi se venivate ce l'avevate in regalo, è vero, cioè è fighissimo. Non so se io l'ho messo con il mio solita, cioè col mio solito modo di fare molto maldestro, però vi devo dire la verità, anche Simone ha notato la differenza, che gliel'ho fatto notare io, gli ho chiesto, è veramente precisissimo, non sbava, non dà nessun tipo di residuo, boh, mi sono trovata da Dio. E questo è quello della Clinique. Siccome avevo questo make up super lussurioso, lussuoso, sto pensando ai commenti, sto già compensando i vari commenti che avrò per questo abito. Sapevo di non dover fare il video, però cioè così scollato, che devo fare? Questo è veramente scollato, non avrei saputo cosa metterci sopra, probabilmente ci metterò sopra qualcosa, anzi in realtà ho già pronto il cambio outfit, perché poi per essere un po' più a posto voglio mettermi su questo qua sempre nero, che non vedete nulla, ma poi magari vi faccio vedere col cambio outfit. Fatto sta che questo è carino, però è troppo audace e non mi sento molto a posto e non mi piace metterci sotto qualcosa perché boh, me lo va proprio a rovinare, perché ha tutta questa fascia qua e la fascia una qua sulla vita, molto bello, però, e c'ha pure la manica che piace a me, però è un po' troppo audace. Allora ve lo faccio vedere per l'ultima volta, molto carino, segna bene il punto vita, poi viene giù così quasi monacale, l'ho abbinato con i miei sandali bianchi e la borsa di paglia per farlo un pochino più da giorno, vedete, alla fine ci sta un sacco, però purtroppo c'è questo problema qua. Adesso vi farò vedere anche l'altra variante, ma prima vi volevo parlare che sto testando questo deodorante nuovo, sapete che io uso sempre il Sauber neutro, quello azzurro. Ma la Chiara, la mia amica, mi ha fatto provare questo qua l'altro giorno quando eravamo insieme e mi sono letteralmente innamorata. Fresco, zero sali di alluminio, zero macchie. Di solito con questi qua, senza sali d'alluminio, senza le varie porcherie che ci metto in dentro, non trovo mai una giusta efficacia, perché veramente non sono efficaci. Almeno quelli che ho provato, tipo quello rosso, non so, anche Neutro Roberts, ma anche altre marche che adesso non mi ricordo. Invece questo è perfetto, lo trovo molto efficace, ve lo consiglio. È questo qua azzurro, fresco, zero sali, ok, costa meno di 2 euro da Tigotà e mi sto trovando molto bene. L'ho già provato un paio di volte, quindi vi farò sapere. Gli orecchini sono questi super... super super importanti, e niente, per un make up così volevo appunto inaugurare un abito nero, sapete che non mi vesto mai di nero, e alla fine questo è il risultato, spero che vi piaccia, so che è scollato, vabbè, adesso vi farò vedere la seconda variante.